Dopo il taglio del nastro del centro commerciale e la consegna della fiera, resta la scommessa del Palasport del Civita Park, che dovrà essere realizzato in tempi record, con scadenza perentoria 31 agosto 2014. Una provocazione? L'amministratore delegato Ginnobili ha ricordato tra difficoltà e scetticismo l'accelerazione che hanno avuto in pochi mesi i lavori, fermi per 3 anni, per rispettare i tempi della convenzione. Siamo subentrati a maggio dell'anno scorso, maggio del 2013. C'era una struttura soltanto di colonne e fango e avevamo dei tempi da rispettare, 8 mesi, non più. Avevamo un po' tutti quanti gli scettici contro, l'amministrazione comunale contro, ma contro giustificato perché non c'era niente, dopo 3 anni ancora non c'era niente, quindi... E queste sono state le difficoltà maggiori, però è stato costruito un pool insieme a me di professionisti e abbiamo fatto un lavoro in sinergia con Banca Marche, Medio Leasing e il Comune. Abbiamo fatto dei tavoli di lavoro condivisi e abbiamo iniziato questo percorso fino a portarlo al termine. Il palazzetto ci abbiamo messo le mani subito, una volta firmata la convenzione, col palazzetto perché è tutto collegato. I tempi di consegna per il palazzetto dovremmo farcela per forza entro la fine agosto. Questa è una tappa. Oggi ci hanno consegnato anche la fiera che alcuni mesi fa, 2 mesi fa, era impensabile vedere ultimata una fiera di 4.600 metri. Però c'è l'ultimo vincolo che noi abbiamo scritto nella convenzione, essere una scadenza e una data perentoria oltre la quale non si può andare, ed è quella della consegna del palazzetto, altrimenti quella convenzione non è valida. Certo, è un rischio, ma ognuno si deve assumere la sua responsabilità, e noi siamo convinti che se c'è questo vincolo determinerà le condizioni per realizzare questo palazzetto e mettere in condizioni le Alube di avere un luogo dignitoso. Quando ci verrà consegnato il palazzetto potremo dire di aver compiuto fino in fondo un'opera che sembrava impossibile pochi mesi fa.